Roscigno. Dopo la frana uno spettacolo inimmaginabile. Erano i primi giorni di dicembre scorso quando una terribile frana provocata dalle incessanti piogge del mese di novembre si è abbattuta sul piccolo comune di Roscigno. Da quel giorno per molti cittadini roscignoli tutto è cambiato e la vita ha preso una nuova direzione, così come il terreno spinto dall'acqua. Il paese è stato completamente isolato a causa della chiusura al traffico della provinciale 342 che porta a Corleto Monforte e nel Vallo di Diano per uno smottamento che l'ha resa impraticabile. Da allora due località, Sant'Andrea e Molinello, non esistono praticamente più e gli abitanti ed allevatori della zona sono stati costretti ad abbandonare tutto e ad andar via. A complicare la situazione la presenza notevole di acqua chiara. Nel sottosuolo infatti scorre il torrente Ripiti che confluisce nel Sammaro e sfocia come subaffluente nel Calore. Un percorso delle acque che ha origine nel comune di Corleto Monforte e che attraversa Roscigno e Sacco. Impossibile stabilire la vastità della frana che avanza sistematicamente. Il fronte franoso è ormai di circa 600 metri con uno scivolamento verticale e orizzontale che solo nei primi 7 giorni successivi alla frana è arrivato ad essere di 35 metri. Essendo un terreno sostanzialmente argilloso è presente anche il fenomeno del ribaltamento che aggrava ancora di più il bilancio. A perdere la propria casa in questa vicenda che ha dell'incredibile è stata la famiglia Malzone che risiedeva proprio in località Sant'Andrea che è stata evacuata per sicurezza. Nella stessa situazione anche numerosi allevatori di bestiame che adesso vedono messi a repentaglio i loro capi e pensare che l'intera area di Molinello e Sant'Andrea è catalogata R2 e cioè con un bassissimo indice di rischio.